io sono Riccardo, bentornati nel mio canale. Oggi siamo nel mio garage, devo fare dei fori al muro perché devo appendere alcune cose e con la scusa vi faccio un video, vi faccio vedere come io realizzo i fori nel modo che ritengo più opportuno, quindi il modo ideale per fare i fori in maniera corretta. Allora, questi sono dei mattoni forati. All'interno abbiamo questi mattoni che una volta forati, purtroppo il trauma del foro li indebolisce, e c'è una procedura corretta per poter utilizzare il trapano su questo tipo di superficie. Il modo migliore innanzitutto è utilizzare punte e tasselli di qualità, anche se il trapano non è di ottima qualità, possibilmente ci stancheremo un po' di più, perderemo un pochettino più di tempo, però il foro comunque riusciremo a farlo correttamente. Allora, dobbiamo innanzitutto decidere che tassello utilizzare. Una volta utilizzato il materiale necessario, che vi ricordo di scegliere sempre bene fra quelli di migliore qualità, io sto utilizzando dei tasselli Fisher. In questo kit sono presenti diverse misure, quindi una scorta del genere in casa vi permette di poter scegliere fra le misure più diffuse senza andare in misure estreme. E scusate se la voce rimbomba, c'è questo effetto ambiente con questo eco, purtroppo in garage è così. Allora, e per fare il foro dobbiamo decidere che misura utilizzare. Utilizzeremo questo tassello perforati, una volta che poi la vite fa presa si dilata, quindi verrà ancorato all'interno dello stesso forato. Questo è da 6 mm. Innanzitutto su tutti i tasselli di qualità è riportata la misura dello stesso tassello, in questo caso 6 mm, e la misura della vite che possiamo utilizzare all'interno dello stesso tassello. Allora, questo è da 6 mm, quindi in teoria dovremmo fare un foro da 6 mm, però non dobbiamo partire direttamente con la punta da 6 mm. Dobbiamo scegliere una punta più piccola, perché la prima punta serve a fare il foro con la percussione che indebolirà il mattone. La seconda punta sarà quella che utilizzeremo senza la percussione per dare la dimensione, il diametro esatto per accogliere il tassello e potersi ancorare perfettamente. Se non sappiamo la misura del tassello, perché non l'abbiamo comprato ma era fornito con l'oggetto che dobbiamo appendere, quindi spesso capita di comprare determinate cose da appendere che hanno comunque in dotazione il tassello, non sapendo che misura è, possiamo semplicemente o misurarlo con il calibro e poi prendere la misura adatta, o comprare un kit come nel mio caso, che aveva già la punta in dotazione. Nel kit di tasselli c'era questa punta che va perfettamente abbinata con questo tassello, altrimenti possiamo semplicemente affiancarle e vedere che la punta ha lo stesso diametro esatto del tassello. Quindi in questo caso prendiamo la punta dal nostro kit di punte per trapano, la avviciniamo al tassello, vediamo che sono identiche come diametro e possiamo andare. Nel dubbio manteniamoci leggermente sotto, quindi se abbiamo il dubbio che la punta possa essere leggermente più piccola, utilizziamola, anche per il principio che sto per spiegare, dopodiché passiamo alla punta più grande, altrimenti rischiamo di fare il foro troppo grande e poi non poter utilizzare il tassello che avevamo in dotazione. Quindi come fare? Con la punta più piccola utilizzerò la percussione nel muro. Dopo aver utilizzato il primo foro con la percussione, posso fare il secondo foro solamente con la rotazione. Entrerà rapidamente, non andrà a danneggiare il forato, perché già la percussione a 5 mm ha danneggiato quello che doveva danneggiare, quindi i bordi del forato non saranno perfettamente circolari, sarà un diametro irregolare con la punta che ha utilizzato la percussione. Con questa invece diamo la forma perfetta. In questo caso possiamo inserire il nostro tassello che si alloggerà perfettamente all'interno del foro. Se invece io utilizzassi direttamente la punta da 5 mm, il tassello entrerebbe pure, ma avrebbe molto più gioco. Lo stesso con punte più grandi. Ovviamente più è grande il diametro, più bisogna fare un foro nel modo corretto, altrimenti
danneggeremmo in maniera molto più invasiva il forato. C'è anche perché i tasselli hanno questa parte finale con queste sporgenze che vanno a fare presa esattamente nella parte esterna, quella che rischiamo di danneggiare con la percussione e che quindi poi slitterebbe. Capita più volte di fare un foro, inserire il tassello e vedere che il tassello, pur avendo utilizzato una punta adatta, questa è da 8 mm, utilizzando una punta da 8 mm per trapano, poi misteriosamente il tassello ruota. Questo è perché la percussione con il diametro della punta corrispondente al tassello crea questo danno. È preferibile in questo caso fare un preforo da 6 o da 7 mm con percussione, perché ci agevola la foratura, è molto più veloce, e dopodiché allargare senza preforo. Vi faccio vedere anche con un tassello da 10 mm. Faremo preforo da 8 mm con percussione, quindi preforo. E foro con punta da 10 mm, perfettamente corrispondente alla misura del tassello. Vedrete che entrerà rapidamente senza alcuna difficoltà, quindi in questo caso la percussione non serve assolutamente. È entrato immediatamente. Il tassello entrerà perfettamente nella parte iniziale, dopodiché si bloccherà, perché come vedete tende ad allargare. Queste allargature con queste alette sono fatte apposta per fare presa sul bordo, quindi entra fino ad un certo punto, dopodiché lo colpiremo ed entrerà perfettamente. Il tassello deve entrare così, deve fare resistenza, perché questa parte dovrà fare presa sul muro finché la parte finale non si allarghi in modo da poter fare presa e ancorarsi all'interno del forato. A questo punto potremo inserire la nostra vite, che farà una resistenza sufficiente a farci capire che ha fatto presa e che non si sfili assolutamente, anche perché spesso può capitare di dover lasciare le viti che non siano perfettamente avvitate fino in fondo e che quindi non tirino la parte finale della vite, ma restino così a metà. Vi faccio vedere la differenza invece del foro sempre da 10 mm fatto direttamente con la percussione. Come vedete, il tassello è entrato praticamente subito senza la resistenza che ha opposto questo, ed avvitando anche di poco una vite riusciamo a sfilarlo. Invece questo sicuramente non ci riuscirebbe assolutamente. Questo non riesco assolutamente a sfilarlo, mi sto tagliando il dito, ma non si può assolutamente sfilare un tassello che è stato incastrato nella maniera corretta nel muro, quindi col foro più piccolo e poi portato al diametro esatto senza la percussione. Questo vale sia per i tasselli piccoli che per i tasselli grandi. Ci sono dei tasselli che sono soggetti ad un carico laterale, quindi in questo caso, anche se non dovessero essere fatti benissimo, se dobbiamo semplicemente appendere qualcosa, possibilmente resistono un po' di più, ma ci sono dei tasselli che vanno messi a soffitto. In quel caso bisogna fare attenzione, perché se si sfila casca il lampadario, casca quello che abbiamo appeso. Ci sono pure dei tasselli che comunque sono soggetti a delle leve. Se noi dovessimo fissare qualcosa a muro che abbia una vite sopra, una vite sotto ed un carico laterale, sicuramente questo tipo di forza, anche se non è esattamente verso il basso, comunque tende a sfilare, perché allontana la superficie dal muro e quindi lo sfila. Non è perché appeso dobbiamo pensare che il carico sia solamente verso giù e che quindi la vite subisca la forza in questo verso. La forza la vite la subirebbe in quest'altro verso, quindi si sfilerebbe. Va bene, era un tutorial, un consiglio veloce
approfittando del foro fatto per appendere la bogitube per aria compressa, e ho voluto approfittare per fare questo video, condividerlo con voi. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video, mi scuso per l'audio che non è il massimo, vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivervi al mio canale e attivare le notifiche sulla campanella qua giù, in modo da ricevere l'email ad ogni video che caricherò. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao da Riccardo.